titoli giovanili, 8, 2 scudetti juniores, 5 allievi e una ragazza. E questa vola in Catania, guadagna l'espulsione della Quirolo, è la seconda per la classe 91 del Rapallo. Vice capitano della squadra di Sinatra, e c'è il gol ancora una volta di Rosaria Aiello, che porta a più 3 la formazione di casa, soprattutto quarto gol consecutivo. Un piccolo blackout per le Liguri, che sta dando certe conclusioni, ma adesso c'è l'opportunità per la formazione di casa di aumentare ancora il vantaggio. Chiama ancora una espulsione, Simona Abate finisce nel pozzetto. Ancora superiorità per la squadra di casa, e Tania Di Mario, lei con il suo braccio fantastico, guardate anche la rabbia della giocatrice, che porta così l'arbitro Collantoni, dice che finisce nel pozzetto. Martina Miceli, prima espulsione per lei. Cotti in pugna e va a segnare, va a rompere il digiuno del Rapallo, che durava ormai da 5 reti e soprattutto da un tempo e mezzo. È una rete che viene dopo quella della D'Amico, del rientrare in partita, e lo vuole fare cercando di dare pressione. Adesso c'è la possibilità per andare a tiro, e questa è un'ingenuità. È un passaggio a vuoto di Elena Gigli, che come avete è stata determinante in gara 2. Oggi questa conclusione da distante, vedete, conclude completamente centrale e va a due mani, però non riesce a un pochino di meno, cosa che ovviamente fa molto comodo alla Formula in Catania. È che la Formula in Catania, che vedete, gioca veramente sul velluto, e con una splendida conclusione Jean Beijing riesce a dare il più 5 al Catania. Catania che con Martina Miceli dettava i tempi, nel senso la tranquillità. Ora sperare, Abate, Cotti ancora Abate, e Abate riesce a mettere la palla alle spalle di Ricciardi in questa occasione per il meno 4. Valeria Palmieri ha tentato insieme a Garibotti, ma la palla è passata nel corridoio tra le loro mani verso la porta, tanto ormai tutto quel che è perso, quindi un assalto alla porta di Ricciardi. Questo è quello che deve fare il Rapallo, e riesce ora Roberta Bianconi, quello che non le era riuscito poco fa, vale a dire di mettere la palla alle spalle di Ricciardi per il meno 3 del Rapallo, quando mancano 2 minuti più o meno. Nell'arbitraggio una partita che è scivolata via abbastanza facile, più che altro diciamo che l'ha lasciata. Guarda che gol, intanto il gol di Annette Ghiore, che riporta il Rapallo a meno 2. Dicevamo una partita che forse ha lasciato all'indietro, prende il pallone, scarica e riesce a bloccare. Questo era l'ultimo tiro della partita, e questa è una botta. Non ci piace vedere queste scene, guardate che cosa sta avvenendo. Le giocatrici della Catania, Tania Di Mario, un contatto all'inizio, poi veramente scene che non ci piace vedere. Sta di fatto che il cronometro segnerebbe lo 0, è finita la partita. La Formula in Catania prende così, si aggiudica il suo 19° scudetto, ma Francesco, noi comunque, per noi ha vinto anche per noi, per tutta la pallanuoto femminile ha vinto anche il Rapallo.